Radio Capital, buongiorno da Andrea Lucatello. La lotta al coronavirus si porta avanti anche con la tecnologia, lo abbiamo detto, in particolare con lo sviluppo di app che, come è successo in Corea, come abbiamo visto, hanno aiutato a mappare velocemente la diffusione del coronavirus, ad arginarlo. In Italia il Ministero dell'Innovazione ha lanciato, diciamo, un concorso per trovare un'applicazione per la tracciabilità dei contagi. 319 le proposte arrivate al Ministero, insomma, questa mattina ne vorrei presentare, insomma, parlare di qualcuna di queste con un professore, il professor Michele Geraci, che è docente di finanza alla New York University. Buongiorno Geraci. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, una in particolare si chiama Private Kit, così esatto, è il nome, esatto, che è portata avanti anche da un gruppo di ricercatori del MIT di Boston. Esatto, io in queste settimane, in questi mesi, guardando proprio l'esperienza in Corea e in Cina, ho ritenuto che anche l'Italia dovesse fornirsi di questi mezzi tecnologici. Allora, l'app è già pronta, questo è un grande vantaggio, funziona prendendo come seme i dati dei nostri 60-70 mila contagi e gli altri, diciamo idealmente 60 milioni di italiani che scaricano anche l'app. Attraverso un calcolo geotemporale si va a verificare se un utente è entrato in contatto o nelle vicinanze con uno dei 60 mila contagiati, senza dire dove e quando. Quindi si mantiene completamente la privacy delle persone che hanno contratto il virus, si mantiene la privacy anche del luogo per evitare che si dica l'ho preso al supermercato o lì, e quindi si stigmatizzi un posto preciso, ma comunque l'utente ha questo segnale, diciamo o rosso o verde. Rosso dire attenzione che negli ultimi 14 giorni in quel momento dove tu eri passava uno che era contagiato, allora vatti a fare il tampone. Ok, quindi la privacy su questo, diciamo, è totale, anche perché appunto si pensa subito alla privacy. In questo momento di emergenza quanto ci si può spingere al limite tra protezione dei dati personali e sicurezza sanitaria? Guardi, questa app ha tutte le condizioni di privacy garantite dal nostro sistema. La mia opinione personale, se io devo fornire i miei dati, che sono andato al supermercato a fare la spesa al dottor Bertolaso per salvare vite umane, lo farei. Lei l'ha accennato all'inizio, non pensa che l'Italia si sia mossa troppo tardi sul contenimento dell'epidemia e quindi sul fronte tecnologico anche? Tardissimo, tardissimo purtroppo, perché noi abbiamo, lo dico giustamente, criticato i ritardi della Cina, ma appunto proprio perché eravamo consapevoli di questo ritardo, consapevoli della gravità, perché Xi Jinping ha messo in quarantena 60 milioni di persone, noi avremmo dovuto agire molto prima. Allora, in questa settimana si sono rincorsi dati, previsioni economiche, che dire allarmanti è poco. Che ricaduta devono aspettarsi le famiglie italiane? E tra l'altro volevo chiedere, se dovesse mettere un limite temporale a questo stop delle attività, fino a che poi c'è un punto di non ritorno secondo lei? Le do anche qui i dati della Cina. L'intera provincia del Hubei, che è grande come l'Italia, 60 milioni di persone, è stata messa in lockdown quasi totale per 2 mesi e mezzo e solo ora pian piano riprende qualcosina. La nostra quarantena ovviamente non è a livello dell'Hubei, è diciamo un po' anacquata e quindi è difficile che possa durare meno di 2 mesi. 2 mesi di negozi chiusi, di attività ferme come siamo adesso? Io dico come minimo, non sono virologo, guardi, però faccio una comparazione di dati. Se loro hanno impiegato 2 mesi con la polizia, i droni, la forzatura della quarantena, attenzione, loro non facevano la multa che usciva di casa, qui facciamo decine, centinaia di migliaia di multe, e cosa serve? Ad allungare il lavoro degli avvocati o a evitare il contagio? Perché questo è l'obiettivo, non creare denunce, l'obiettivo è non far uscire la gente. Professor Geraci, speriamo di riparlarne con dati diversi e positivi, intanto la ringrazio per essere stato con noi questa domenica e le auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Radio Capital.